Siamo qui nell'aula 1 del Dipartimento perché oggi abbiamo avuto un incontro per Sharper con i ragazzi delle scuole superiori. Ci siamo interessati al debate come gruppo di ricerca. Fondamentalmente c'erano due squadre di ragazzi che hanno argomentato i pro e i contro dei meccanismi di risoluzione della crisi idrica. Vogliamo sostanzialmente avvicinare la popolazione a quello che facciamo per rendere tutti molto più partecipi, per far comprendere anche ai giovani che cosa si fa nelle università. Credo che sia particolarmente educativo per i ragazzi sapere che sostenere un dibattito pubblico è una cosa interessante, ma una cosa estremamente impegnativa. Non basta leggere un titolo, bisogna informarsi. Secondo aspetto è che a noi serve per vedere se i temi di ricerca che stiamo affrontando sono impostati bene o se ci possono essere aspetti che ad esempio interessano i giovani, che sono il presente del nostro mondo e che quindi può servire a correggere quello che noi facciamo. Il terzo elemento è che ci serve a noi per entrare in contatto con le scuole, imparando da loro, essere in grado di interagire anche in una prospettiva di orientamento, non aspettando l'ultimo anno ma lavorando anche sugli anni precedenti. Soprattutto per dare informazioni in modo che loro siano in grado di scegliere. Questa mattina abbiamo fatto un laboratorio di analisi dei medicinali, in particolare un laboratorio di analisi inorganica. Abbiamo fatto fare ad ogni studente, ad ogni ragazzo, la propria attività, quindi ognuno ha potuto partire proprio dal farmaco e andare a fare tutta una serie di procedure. I momenti naturalmente più eclatanti per loro sono stati il risultato finale, quindi nel nostro caso vedevamo una reazione chimica che dava una colorazione azzurra, un precipitato che si colorava di rosso. Nel momento in cui avevano l'evidenza di quello che avveniva, prima gliel'avevo spiegato chimicamente, ma un conto è spiegarlo chimicamente, un conto è vedere visivamente quello che poi succede. Naturalmente questo è il momento in cui loro sono stati più entusiasti. Il titolo che abbiamo dato alla nostra iniziativa è Esplorare i social. Noi abbiamo pensato al mondo dei giovani, quindi coloro che più magari di altri accedono alla dimensione social, di far vedere un po' che tipo di tracce lasciano e come gli studiosi, le studiose, i ricercatori, le ricercatrici sono interessati a studiare i loro comportamenti e le loro azioni nel mondo social. Ho preparato una presentazione su come riconoscere o generare le emozioni in intelligenza artificiale e in particolare come usarle anche per fare del bene. Nel lavoro sulle emozioni riusciamo sempre a suscitare l'interesse, perché l'emozione è qualcosa che proviamo tutti e che quindi che riguarda ciascuno di noi. Ed è bello imparare anche come funzionano le emozioni per capire come trattarle tramite l'intelligenza artificiale, specialmente come trattarle in modo etico. Gestire la complessità, col punto di domanda, una contraddizione in termini. È stato un incontro cui devo dire sono stato molto contento perché hanno partecipato dei giovani, ho dovuto puntare su alcuni concetti importanti e cercare un po' di chiarire come il nostro modo poi di intendere l'educazione, le relazioni, lo spazio educativo e sistemico, le istituzioni e le organizzazioni che abitiamo poi si riflette nella vita pubblica, nel nostro modo di intendere la democrazia e l'incontro con l'altro. Questo Ateneo negli ultimi anni ha provato ad aprirsi in tutti i modi possibili e immaginabili, con le istituzioni, anche durante la pandemia, con i territori e anche con le scuole. Far capire cosa si fa, far capire che la ricerca è fatta di lavoro, sforzo e anche fallimenti da cui ripartire, da delusioni. La delusione è il motore principale dello sviluppo della società, fondamentalmente. Quando parliamo di cultura della comunicazione, dell'urgenza di una nuova cultura della comunicazione, non ci sarebbe da essere ottimisti, eppure io credo che ancora ci sia la possibilità di cambiare le cose, ma questo richiede anche molto il nostro impegno personale e non lasciarsi andare all'idea che ci siano le logiche di sistema, le normative, il piano giuridico e sistemico e le persone non abbiano alcun tipo di ruolo o di potere di provare a cambiare e influenzare le cose. La comunicazione non è connessione, la comunicazione è relazione, è processo sociale di condivisione della conoscenza. La ricerca si fa sempre insieme, più si fa rete e più lontano si arriva. Per me questo è stato particolarmente importante perché il mio argomento è un argomento multidisciplinare. Se io non avessi avuto dei neurologi, dei medici, degli psicologi che mi fossero venuti a spiegare le emozioni, anche dei filosofi tra l'altro, non sarei arrivata dove sono arrivata.
Non solo ci adattiamo alle persone che abbiamo davanti di volta in volta, ma anche al livello culturale dell'evento in cui ci troviamo. Siamo le stesse persone che comunichiamo alle scuole per la terza missione, che aiutiamo anche a scegliere quali corsi di laurea scegliere, e siamo le stesse persone anche che insegniamo, le stesse che fanno ricerche e quindi che comunicano con i propri pari o addirittura a volte anche con le istituzioni. Ogni persona può comunicare nell'ambito in cui lavora. In questo periodo di pandemia abbiamo visto che tutti erano virologi, così non è. In realtà ce n'erano pochi di virologi e quindi bisogna partire da dei dati, da basi sicuramente certe. Quindi questo è sicuramente fondamentale. Se raccontiamo una cosa in maniera abbastanza, diciamo, piatta, oppure mettendoci la passione che noi mettiamo poi nel lavoro, questa viene percepita in maniera completamente diversa. Diciamo che comunicare la scienza non è facile. Un compito abbastanza difficile, non per tutti. Deve raggiungere in un certo modo subito il punto. Di suscitare interesse, curiosità, di iniziare un discorso, perché poi sai che tanto il resto ti sarà chiesto per come tu hai iniziato a esporlo. Eventi di questo tipo siano estremamente utili perché permettono a noi studiosi e studiose di poter venire a contatto con un pubblico che solitamente non riusciamo a raggiungere. La ricerca che noi facciamo non è soltanto rivolta alla comunità scientifica. Non a caso, anche nei progetti europei, ad esempio, che noi partecipiamo, sempre più ci viene richiesto, viene data importanza alla dissemination, la visibilità che tu riesci a darle, e non soltanto al tuo pubblico classico di riferimento, ma a un pubblico più ampio. Comunicazione è organizzazione, perché sono le pratiche e i comportamenti organizzativi che fanno sì che un'istituzione, per esempio educativa e formativa, sia comunicativa fino in fondo. Credo che anche nel campo delle scienze sociali ci sia molto da comunicare all'esterno. Fare in modo che i risultati ottenuti attraverso le nostre ricerche possano raggiungere anche persone che poca confidenza, ad esempio, hanno con la sociologia, per comprendere meglio la realtà. Per la prima volta degli studenti sono entrati in un dipartimento universitario. Hanno visto le nostre aule, che sono diverse dalle aule di una classe. Stavamo aspettando in un'aula il docente che doveva arrivare e già mi facevano domande su quella che sarebbe stata l'attività successiva. Penso che la bellezza di Sharper sta nel sorprendere chi viene, fargli fare cose che non si aspettano, che non hanno mai visto, e la bellezza poi di noi che lo facciamo Sharper, vedere i ragazzi sorprendersi. Gioire delle cose che vedono, appassionarsi. Io oggi in laboratorio vedevo appunto le loro facce, le loro espressioni nel momento in cui vedevano una cosa nuova per loro, e questo è di grande soddisfazione.